I lavoratori di Alba sospendono lo stato di agitazione. La decisione è arrivata in seguito all'incontro tenutosi ieri presso il comune di Battipaglia, al quale hanno partecipato i vertici della società e la sindaca Cecilia Francese. Nella riunione è stata ribadita la necessità di affrontare in maniera incisiva le problematiche legate alla sostenibilità economica, alla sottoscrizione dei contratti e alle condizioni finanziarie della società. A fornire un quadro della situazione il responsabile provinciale del comparto igiene ambientale della CGIL Erasmo Venosi. Il sentimento che prevale in questo momento è amarezza. Amarezza perché eravamo arrivati ad un risultato che non ho esitato a definire storico, perché nell'ultimo tavolo siamo usciti dal confronto con una proposta importante che, come sanno anche i telespettatori, prevedeva un rinnovo quinquennale più un anno di proroga e una totale copertura economica. Negli ultimi tempi succedono delle cose che per noi sinceramente non sono nemmeno tanto strane, perché ritorna alla ribalta una situazione economico-finanziaria diciamo non chiara, ci ritroviamo a dover ripartire da zero e a dover nuovo sentir pronunciare le parole faremo di tutto per salvaguardare i livelli occupazionali. Il livello occupazionale modestamente lì abbiamo salvaguardati noi come organizzazione nel reggere e nell'elaborare la legge 14 che riordina il ciclo dei rifiuti e che prevede l'intoccabilità di coloro che operano nel ciclo integrato dei rifiuti. Ci ritroviamo di nuovo di fronte ad una società che parla di numeri ballerini e di bilanci addirittura non corrispondenti alla realtà per quanto riguarda gli esercizi passati. L'aver tolto lo stato di agitazione su volontà espressa dei lavoratori sincente è un atto di ennesima fiducia affinché la parte politica si adoperi prontamente, velocemente, utilizzando tutti i mezzi affinché questa questione venga chiesta più presto e si arrivi subito a cui deve essere la deliberazione sui nuovi contratti di servizi, che sono gli unici in un lungo periodo che possono poi far sì che la società venga riorganizzata, ristrutturata e sistemata anche sul piano economico-finanziario.